Sicuramente un uomo fortunato perché nella vita ho fatto quello che ho voluto e nello stesso tempo penso di aver avuto quelle qualità intellettuali che ti portano a scegliere le persone giuste, i momenti giusti e quindi per me è stato tutto facile. È venuto proprio con grande naturalezza, non ho mai cercato niente in particolare. Grande passione, che è un po' quella che anima la mia vita in tutti i miei rapporti, e poi logicamente la voglia di vincere, di arrivare, che ti stimola e ti porta a lavorare sempre meglio. Però, ripeto, è stato molto naturale. Era lì, bravo, bravo. Questo è Hunter, il cane con cui nel 2005 ho vinto i campionati del mondo in Danimarca. È un cane che abbiamo prodotto io con l'amico Vianello di Imperia. Lui ci ha messo la femmina, che è la Assia, una campionessa di lavoro, che viene dai cani del vento. E io ci ho messo il maschio, che è Cirano della Steccaia, un cane che ho portato io, che ha già fatto due campionati del mondo. Un cane che ha 3 anni. Ha avuto un inizio di carriera fulminante, l'anno scorso in 10 giorni, 5 gare, ha fatto tutti i titoli per il campionato italiano di lavoro. Nell'estate ha confermato le sue qualità e poi partito per la Danimarca come riserva, è diventato titolare, dimostrandosi il cane più in forma nelle prove prima del campionato del mondo. Ha fatto 2 cacit e quindi si è laureato campione del mondo. È un cane morfologicamente molto tipico e ha tutte le qualità della razza anche nel lavoro, bel galoppo, molto elegante, con un bellissimo portamento di testa, ferma davvero pointer, una buona guidata e poi è un cane molto intelligente, facilmente addestrabile, visto che lo dimostrano i fatti, alla sua età già aver raggiunto questi traguardi non è cosa facile. Il cane è stato allevato nella mia maniera tradizionale, cresciuto in casa e poi a 7-8 mesi iniziato a portare fuori, una stagione di caccia e poi viste le qualità l'ho messo a posto, preparato e lui ha risposto perfettamente. Un cane che è appassionato, una gran voglia di andare, di cercare. E poi intelligenza venatoria, perché subito sugli animali, fin dalle prime uscite ha subito iniziato ad incontrare, si è dimostrato un grande cacciatore. E poi dopo ha dimostrato una grande addestrabilità, visto che per fare i campionati del mondo i cani devono anche riportare sia da terra che dall'acqua, è una cosa non semplice da insegnare a un soggetto così giovane. E lui l'ha fatto in maniera impeccabile.
Bravo, qua, bravo. Qua, bravo. Qua, bravo. Bravo. Ali, bravo. Dai. La cucciolata erano tre maschi e una femmina. Tutti molto tipici, io ho scelto lui come diritto di monta e gli altri sono rimasti all'allevatore. Sono tutti soggetti molto tipici, validi, ma quando scelgo il cucciolo, prima di tutto logicamente deve essere un cane tipico, quindi la morfologia prima di tutto deve essere un pointer, eh? E quindi la testa, l'espressione, tronco raccolto. Poi logicamente il carattere, che è fondamentale, deve essere un cucciolo spavaldo, molto socievole, che non ha paura di nulla. Ecco, su quelle cose mi baso di solito. E poi è un istinto, secondo me, proprio innato. Quando vedi un cucciolo e quello ti piace, è proprio una cosa che senti dentro. Fra tanti vedi subito quello che ti colpisce come un sesto senso. Bellissima, perché mentre ci preparavamo per questi campionati gli altri componenti della squadra avevano messo in palio il mio codino: se vinci il campionato ti tagliamo il codino, se vinci il campionato ti tagliamo il codino. Però io non l'ho mai affermato di persona, erano loro che lo dicevano. Dopo, non volendo, il destino ha voluto che ho vinto ad avere il campionato del mondo, e allora volevano la sera della premiazione tagliarmi a tutti i costi il codino. Questo look vincente è nato per caso, è stato voluto da mia figlia. Logicamente in Italia, visto che abbiamo dresser che sono dei personaggi, è giusto che ognuno abbia il suo look, che gli dà poi anche una carica emotiva sicuramente nel lavoro, sicuramente. Di sangue giusta, e poi avere l'umiltà di appoggiarsi alle persone giuste e imparare da tutti. Purtroppo quello che vedo oggigiorno nella cinofilia moderna è che tutti nascono imparati, tutti si sentono allevatori, tutti si sentono preparatori, tutti si sentono addestratori, tutti si sentono conduttori, tutti si sentono giudici. Invece io penso che nella cinofilia ognuno debba avere il suo ruolo, e con rispetto dei vari ruoli si può veramente e facilmente in Italia ottenere grandi risultati.
I cani ci sono le migliori linee di sangue, sicuramente, quindi i migliori allevatori. Cioè abbiamo i migliori preparatori, i migliori conduttori, i migliori giudici, ci sono i terreni, c'è la selvaggina. Se una persona è dotata di un minimo di intelligenza, con, ripeto sempre con umiltà, secondo me può arrivare facilmente. Appunto su una coppia di starne, è un sardo della Steccaia, è l'anziano della mia scuderia, ha girato i 7 anni, è un cane che ha vinto parecchio, è campione italiano, internazionale, ha fatto 3 campionati d'Europa Pointer, 2 campionati del mondo ed è stato allevato dall'amico, nonché padrino, cinofilo Attilio Pasquali, col quale ormai collaboro da tantissimi anni, con l'affisso della Steccaia. Il padre Ardidua De Pesce, un razzatore famoso dell'amico Mocchi, che ha condotto con successo girandola. È un cane, come avete visto dall'azione, sicuramente più maturo rispetto agli altri, quindi diciamo così usa molto l'esperienza, però rimane sempre un pointer di marca, soprattutto negli atteggiamenti, nell'esplorazione del terreno, nella presa di punto, nella guidata. È un cane che mi ha dato tantissime soddisfazioni e ora sto aspettando i suoi figli o alcuni cuccioloni validi e vediamo se buon sangue non mente. Terra lì, bravo, terra, bravo, bravo, bravo. Io sono nato in una famiglia, diciamo così, di cacciatori, però stranamente tutti setterman, perché mio nonno aveva un setter, i miei zii e i miei cugini avevano tutti setter inglesi. Io sono sempre stato attratto dalla caccia e soprattutto dal lavoro dei cani da caccia. Poi un bel giorno ho visto il primo pointer ed è stato un colpo di fulmine, un amore a prima vista, perché mi ha colpito soprattutto per la morfologia, questo atleta, queste masse muscolari meravigliose che sembra proprio scolpito da Michelangelo, l'armonia delle forme, la forza, la potenza, lo sguardo severo ma nello stesso tempo sicuro di sé, quello veramente è quello che mi ha fatto appassionare. Poi quando l'ho visto sul terreno ancora di più, vedere questo atleta incredibile, capace di un coraggio esagerato in qualunque tipo di terreno, questa passione per la selvaggina voluta a tutti i costi e nello stesso tempo capace di adattarsi e di capire il conduttore e quindi grande ausiliare venatorio, e questo veramente mi ha... la grande fortuna che dove sono cresciuto io c'era una persona a cui devo molto, si chiamava Alfio Lotti, allevava pointer e aveva importato dalla Danimarca un cane noto che si chiamava Bogas Riff, un consanguineo di Ferreos Tom che è stato poi uno dei capostipiti dell'allevamento Clastidium. Bogas Riff, che era un cane bravo sia in prove che a caccia, praticamente è stato il padre dei miei primi cuccioli.
Alfio mi regalò un maschio e una femmina che si chiamavano Rio e Relly, così li avevo chiamati, e da lì ho cominciato. Subito Rio è stato un buon cane da caccia e la Relly invece già era una cagna che faceva le prove, io me la sono preparata con i mezzi, ero un ragazzo, quindi non avevo nemmeno la patente e la macchina, quindi nei quagliodromi ho cominciato proprio dalla base. Gare attitudinali e poi qualche caccia pratica locale e già però le prime soddisfazioni. E dopo di loro ho avuto di nuovo la fortuna di trovare un soggetto importante, sempre figlio di Rif, che è stata la Vallì della Pania, allevata dall'amico Faraboschi di Querceta, che è stata, diciamo, la prima cagna che mi ha cominciato a imporre nelle prove. L'ho proclamata campione di caccia del Pointer Club, poi a seguire il magico incontro con Attilio Pasquali della Steccaia, che io chiamo il mio padrino Cinofrio perché è diventato come mio padre da quei tempi, e lui mi ha regalato il primo cane importante, Cucciolo, che era Ghibli della Steccaia, un figlio di Earl King Green, che era un campione assoluto di Gian Mario Anelli. E con lui ho avuto la soddisfazione dei primi CAC. In quei tempi il CAC era veramente una cosa rara e desiderata da tutti i cinofili. E dopo di lui, sempre collaborando con Attilio, sono arrivati cani più importanti. Arrakis della Steccaia, un mitico figlio di Asso del Vento, del grande Guberti, una linea di sangue incredibile. E con Arrakis ho veramente toccato il cielo perché mi sono veramente divertito a vincere in prove di tutti i tipi, addirittura in grande cerca. E poi ho toccato l'apice con la vittoria del campionato d'Europa di razza ed oltretutto è stato un cane che mi ha dato anche tantissimo in riproduzione, campione riproduttore. Conosco Paolo Pardini da parecchi anni, l'ho sempre visto condurre cani allevati da lui e preparati da lui, preparati anche per campionati di caccia dove è necessario che siano particolarmente addestrati a restare fermi sia a lato che a partire a comando.